Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, il Signore Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, gli animali ingrassati, sono già uccisi, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi, preso i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini, diede le fiamme alla loro città. Poi disse ai servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. La sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e li scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutò lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridor di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. La nostra liturgia ambrosiana, nelle prime quattro domeniche dopo Pentecoste, ha celebrato le grandi opere di Dio, la creazione dell'uomo e della donna, il matrimonio. Oggi ci porta a considerare la presenza del male. C'è il male. Non c'è bisogno di dimostrarne l'esistenza, lo vediamo. Come c'è il diavolo. Anche il diavolo ha bisogno di dimostrazione. Si vede nelle sue opere. Gesù, guardando la vita, la nostra storia, ne parla come con una parabola. Il regno dei cieli è simile a un re che ha invitato a nozze tutti. Il regno dei cieli vuol dire il regno di Dio, quindi un invito a nozze. Noi siamo abituati a guardare la storia lamentandoci, vedendo il male che c'è. Ieri andavo al cimitero, incontro un signore che mi dice: guardi, l'importante della vita, le minga lamentas. La mia mira si lamenta, che minga de danè. E che dici, ma se cresci una casa piena di danè e te che vede no, cosa serve? L'importante è minga lamentas. Abbiamo fatto la festa di Sant'Antonio settimana scorsa. Sant'Antonio è diventato seguace di Francesco, parte per le missioni, arriva in Marocco, si ammala, deve essere mandato indietro. La nave su cui va viene investita da una tempesta, si blocca in Sicilia e lui comincia a guarire e poi a piedi va su ad Assisi, incontra Francesco che lo vede e dice: tu
ha il compito di insegnare ai frati e di predicare. Non si è lamentato e ha avuto questa missione davanti. Venerdì sarà San Luigi, quando mentre giocava un suo compagno dice: «Senti, ma se tu morissi adesso, cosa faresti?» Non si lamenta, non si lamenta. Dice: «Continuerei a giocare». Non lamentiamoci. Gesù ci parla che tutta la storia umana è un invito a nozze. Invito a nozze. Qualcuno cammina a Piesecchi davanti che fiudono matrimonio: «No, non vivo più al matrimonio». E perché? È una stressata, una sfaticata. La storia umana invece è una preparazione alle nozze. Lo sposo è Gesù. E allora invita tutti alla festa. Dov'è il male in questa parabola? Il male sta nel non aver accolto l'invito. Forse perché oggi si pensa tanto Dio non esiste. Oppure pensiamo che la vita non ha dentro questo mistero. Oppure pensiamo che la vita è un cammino ma non ha un punto d'arrivo, un matrimonio. E Gesù incontra dunque nella parabola che fa un contrasto. C'è il contrasto per le proprietà, devo andare dai campi, un contrasto per il lavoro, un contrasto per i piaceri, un contrasto. E Gesù vede che c'è questo rifiuto, un rifiuto al suo invito. Pensate, una volta quando il lavoro era nei campi, la gente veniva a domandare: «Ma come fu andata a messa?» Si organizzavano. Proprio l'altro giorno una coppia mi dice: «Domenica siamo impegnati tutto il giorno, però andremo alla messa San Luigi alle 20. Non sono scuse per abbandonare l'invito. Il Regno dei Cieli, cioè la nostra storia, è una preparazione alla festa di un matrimonio. Ci invita a far festa in contrasti con i nostri interessi. Nel Regno dei Cieli si entra se non si ha nulla da perdere. Certo che c'è un nemico che contrasta questo invito. E difatti vediamo nella parabola che c'è un secondo chiamato, un secondo gruppo. Sono chiamati tutti, buoni e cattivi. Il re non partecipa alla festa, va a vedere se qualcuno è entrato e non è preparato a questo. Carissimi, siamo nel tempo della Chiesa, noi. Abbiamo questo invito, è un tempo per accogliere, accogliere ciò che importa. Abbiamo forse il periodo estivo adesso, qualcuno andrà in ferie, altri diminuiranno forse gli impegni. Ecco, allora svegliamoci per questa chiamata. Signore, fa che sentiamo la tua chiamata. Aiutami a evitare il male. Magari il consiglio che vengono per i nostri, che ci salutano prima di partire: sta attento, evita il male. E poi impegniamoci per ciò che importa. L'altro giorno un nonno mi dice: «Mio nipote ha finito gli esami di terza media e adesso cosa gli offro? Minga la pizza? Minga la festa con gli amici? No, una camminata.
da Assisi andremo a Roma a piedi. Questa educazione alla fatica, questa educazione a una meta, questo è il regalo che gli faccio adesso che inizia le scuole superiori. Così sia.